Amici miei, benvenuti in questo nuovo video e niente, semplicemente oggi andiamo a scoprire le trattorie, osterie napoletane. Abbiamo fatto quelle in Toscana fino adesso e qual è il miglior modo per iniziare a espandersi in tutta Italia se non partendo proprio qui, da Napoli, dalla Campania. Mi avete consigliato veramente tantissime su Instagram, io ne ho selezionate circa 3, perciò le andremo a provare tutte in questo video. E niente, ci sta molto a divertirsi, vi ricordo che potete trovare il merch del canale nel link in descrizione. Ora mi investono. Miracolo! Oggi che sto registrando questo video è domenica e non avete idea la fatica che ho fatto per trovare un tavolo per una persona libero nei vari ristoranti. Alla fine ho optato per Antonio La Trippa, che è abbastanza fuori dal centro, però si aggiunge bene anche in metro, perché nei quartieri spagnoli, ovvero dove c'è la maggior parte dei ristoranti, trattorie dove volevo andare, erano tutti pieni. Però comunque Antonio La Trippa è un posticino molto tipico, trattoria tipica napoletana, che mi avete consigliato un bel po', siamo cascati bene, dai. Purtroppo nei primi di oggi non rientra la pasta, patate e provola, mi dispiace un botto, però comunque c'è della robetta interessante. Una lasagna napoletana che non l'ho mai assaggiata, ci starebbe prenderla, e poi come antipasto polpettine al ragù, che non le disprezzo. Si inizia subito con due belle polpettine al ragù. Non so se devo mangiarle qui o quelle rovescio nel piatto, ma io voglio rovesciarle, dai, sì. Oh, vai. Sporchiamo i piatti. C'è una crosticina all'esterno leggermente più scura e croccante, mentre l'interno è bello soffice, tutto bello amalgamato. Ciao amici miei, tozzettino di pane, oh, morbidissimo, fantastico. Buon appetito a tutti amici miei. Il sughettino ha un sapore leggermente amarognolo. Il sughettino forse l'avrei preferito leggermente più dolciastro. Ti va a stuzzicare proprio queste papine gustative qui. Questo qui comunque è il paradiso della scarpetta, cioè qui ci si crogiola proprio. Adesso ho curioso di provare la lasagna napoletana che non ho mai assaggiato. Non so esattamente cosa cambi da una lasagna normale. Ah ok, dentro c'è anche la salsiccia e penso la ricotta, credo, non lo so. Porca vacca, la ricotta è spettacolare. Nonostante non ci sia la besciamella, è comunque bella cremosa. Forse sono riusciti a renderla anche più pesante di quello che già era. Poi non so se è effettivamente nata prima quella napoletana o quella bolognese. Attenzione, ho trovato un'altra sorpresa. C'è anche l'uovo sodo dentro. È super mega proteica questa roba. La digerirò tipo fra 3 giorni, però è buona così. Scusate se a volte non conosco le ricette, sbaglio gli ingredienti magari che ci sono dentro, però non so cucinare, non sono uno chef, non sono neanche un critico culinario, non mi permetterei mai di criticare i piatti, io esprimo solamente il mio giudizio. Però comunque mi piace mangiare, la cultura culinaria, e mi piacerebbe anche imparare a cucinare. Proprio per questo è venuto in mio soccorso lo sponsor del video di oggi, ovvero HelloFresh. Babbo, guarda cos'è tornato. No, che bello. Che aspettavo da tanto tempo. È tornato e siamo tanto felici per questo. Ci aspettano 3 belle scenette questa settimana. Però cos'è HelloFresh? È questo servizio fantastico dove sul suo sito hai la possibilità di scegliere fra tantissime diverse ricette provenienti anche da diverse parti del mondo, e lui ti spedisce direttamente a casa tutti gli ingredienti che servono per fare queste ricette, con le quantità che scegli te a seconda delle persone che vuoi nutrire, a seconda anche dagli eventi, che possono essere appuntamenti romantici, cene con gli amici, cene con i parenti, per qualsiasi cosa, o anche semplicemente per imparare a cucinare, come nel mio caso. In questa maniera si va a ridurre al minimo lo spreco degli alimenti. Loro vi spediscono a casa direttamente gli alimenti freschi. Gli ingredienti che devono stare al fresco ve li inviano in delle sacche apposite con il ghiaccio per rimanere ben conservati. Per questa settimana io ho deciso di deliziare il palato dei miei genitori con un bel hamburger di carne all'orientale. Non so cosa sto facendo, è il foglio dell'HelloFresh che parla. Buon appetito a tutti. Dei tantan rame piccanti al manzo e maiale, e poi una bistecca di manzo e scalogno fondente. E praticamente in queste schede qui, che io mi conservo sempre ogni volta che ricevo una box di HelloFresh, così posso ricomprare gli ingredienti e rifare le ricette, voi avete tutti gli ingredienti, i valori nutrizionali per porzione e ovviamente tutta la preparazione, ogni procedimento passaggio per passaggio. E seppure io riesco a replicare esattamente queste ricette, fidatevi che può farlo chiunque. Ed è pazzesco come queste ricette vengono fuori esattamente come sono nella copertina. E poi diciamocelo, è bellissimo cucinare cose buone per le persone alle quali vogliamo bene. Signorello, grazie. Perciò se siete interessati al servizio che offre HelloFresh, con il mio codice potete ricevere uno sconto fino a 65 euro dal link che trovate in descrizione nel commento pinnato in alto. Perciò adesso continuiamo pure col video. Conto finale 19,50 euro.
ci sta. Però secondo me possiamo fare di meglio. Adesso andiamo verso la prossima trattoria. In questo momento mi trovo in un quartiere spagnoli e non esiste ambientazione più suggestiva per parlare appunto di trattorie tipiche, osterie napoletane. E sto andando a recuperare il mitico surmone perché mi accompagnerà in questa mangiata. Che bordello. Mi piace. Più piccola è meglio è. Osteria in centro al Vomero, osteria Donna Teresa. Ma così mi avete consigliata una persona, però mi sono fidato perché ho visto che era un uomo di cultura. Mi ha ispirato dalle foto su Google. Sono venuto qui insieme al mitico Alessandro Surma. Dai, abbiamo entrambi la maglietta del merch, tra l'altro, che trovate nel link in descrizione. Il suo non è merch, però me lo sono fatto io per me da solo e basta. Però il suo lo trovate in descrizione. Come funziona qui da Donna Teresa? Il menù, detto la voce, menù del giorno, e oggi offre lenticchie e pasta alla genovese. Ovviamente abbiamo preso la pasta alla genovese super tipica napoletana che non l'avevo mai preso io. Non l'avevi mai presa? Allora io l'ho presa una volta in una rosticceria, quindi non ho tanti metri di paragone, però genovese così ti fidi sul sicuro, perché lenticchie, no, dice, invece la genovese è proprio mainstream napoletano. Io mi sono procurato il mio miglior amico di fiducia. In cucina vedo un'età media abbastanza alta, il che mi piace. Mamma mia, c'hanno proprio l'esperienza sulle padelle. Comunque c'è una cosa particolare che dicendo il menù a voce, giustamente, tu non sai il costo di quanto ti ha pagato, quindi secondo me la fanno alla buona, del tipo, vabbè, famo così. Perché a me è capitato di stare in qualche osteria, tipo a Catanzaro, sarò qui, ma i prezzi li fanno sempre un po' così, come capita. Simpatia. Ha mangiato un primo, un secondo, così, vabbè, famo 20 euro, dai. Ed eccola qua, la famosa genovese. Smucina un po'. Sì, è molto basic, tipo l'osteria, questi manco se sono staccati. No, però vedi, è un po' poverino il sugo, però è proprio come, come a casa. Però rosichi perché tua madre ti ha messa abbastanza su e dici, ma mannaggia la vita. Queste mode, queste. Beh, fa freddo poi. Vuoi descriverlo tu quello che ci ha appena spiegato la signora? Allora, ci provo. È un ragù bianco con carne di vitello, cotta veramente tante volte, un spezzatino, quindi bello tenero, e poi insaporito con carote, sedano, cipolla, e però adesso voglio sapere di cosa sa. Bello mischiati di formaggio, verdure, carne. Ci piace. Buon appetito a tutti, amici miei. Sa di pasta che mangiano i nonni. Cioè, molto verdurosa. Fatta un po' al dente, non me l'aspettavo. C'è un piccolo sentore di carne, però molto leggero. Non ce lo sento tanto. Un piatto che magari si va a staccare dalla concezione che si ha della cultura culinaria a Napoli, che è molto ricca, piena di cibo, condimenti. Questo è molto delicato. Semplice, easy. Hai visto che mossa? Pazzesco, hai visto? Fenomenale. Let's go. Così compariamo anche la genovese che ho provato in rosticceria. C'è però molto al dente la pasta. Forse un pochino indietro. Però vabbè, il sughetto è buono. Dai, si vede il pezzettone di verdura, bella cotta. Esattamente ciò che mi aspetto da un'osteria. Proprio semplice, che mangi per sfamate e senti quella schicchera di tradizione napoletana accompagnato da del sano vino. Della casa, nel dubbio della casa. Mi raccomando col polso, il lavoro di polso, Ale. Eccolo. E questa mi mancava. Una draga deve essere. Dobbiamo aiutarli a lavare i piatti, così ci fanno lo sconto. Poi, quelli. Oh! Il ragù è la parte migliore del piatto. Lui deve fare lo scarpetta testa, quello prepotente. Mi sta chiamando, cioè, ho stonato. Questo è la goduria. Tozzo di pane, cioè questo è proprio un tozzo. Classico profumo di pane napoletano questo. Manina, come ci insegna la tradizione, che afferra. Oh, l'hai pulito! Lo Swiffer! Oh. Un momento catartico. Ci piace, qua ci va col secondo. Secondi arrivati, in tempo record, braciolina. E poi qui abbiamo una cotoletta di provola. Cioè provola fettina fritta. Panata, mi sa. Fettina panata. Arrogantissima. Sì. Ma guarda che. E poi sono due perfette. Dice una ragazza che era qui dietro di noi che si è commossa mangiando questa bracciolina. Mai mangiata io, quindi prima volta per me. Codice Zini per il 5% di goduria in più. Ripiena. Cioè, non so cosa ci sia ripieno nella braciola. Bella. Passatina nel sugo. Dentro penso sia carne arrotolata e basta. Sì, è arrotolata. Dentro cosa c'è? Ah, ok. Bello. Dai.
cioè questo qui è il sapore di casa, questo. Cioè è proprio un sapore casereccio, casalingo. Ci sono odori e anche il formaggio. Molto delicato il sapore di carne. Però lo senti che è un sapore nuovo di Napoli, che io non ho mai provato, e però senti che appartiene alla città. Penso che la ragazza che si è commossa è stato perché gli ricordava quella della nonna, della mamma, non lo so. Perché si sente con sapore, con dell'amore dentro. Capiamo un attimo qua. Sei l'unico. Dove è volato? Terrore. Cioè, quando hai detto che appartiene a questa terra? Mamma mia, non pensavo, cioè, proprio si sentisse così tanto. Cioè, si sente l'appartenenza. Guarda, Simo! È pazzesco che dà lo spazio a tutto ciò di cui è composto. Carne, buona. La verdura, bello. L'aglietto che fa solo da colonna sonora. E il pomodoro, in cui è intinto, che fa da cornice un po', no? Bello, mamma mia, sono proprio contento. Lo stavo pensando anch'io. In trappola. Cioè, questo è un altro panino a parte. E ora loro due, le sorelline di colesterolo, hanno rilasciato il lattino. Dentro le lenti lattici di qua. Che c'è da dire? Provo la fritta, colpa nostra se è fatta freddare un pochino, quindi è diventata un po' gommosa la provola, però una ghiottoneria questa. Voglio un attimo. Ah, ma è matto. Sofficino, io non voglio sminuirlo, però è quello, è il sentimento. Sofficino, mozzarella e pomodoro. Fantastico. Fior di latte a Napoli, non ti permettere. Chi è? Ah, proprio così. È ignorantissimo. Sei un uomo temerario, te lo dico. È il sughetto del... per forza, non va sprecato nulla. Sono loro. Per concludere, ovviamente, dolcettino, molto romantico, piattino unico, due forchette. Mai presa la pastiera così a fette ai ristoranti, Ma perché non l'hai presa? Non l'hai presa per te? Questa gang la fa sempre mio padre. E in crema fa sempre ridere, tutte le volte come fosse la prima. Non mi ricordo cosa c'è dentro la pastiera esattamente, però qui, oltre al sapore della ricotta, è molto... c'è un succhettino dentro, non so, cioè... che no. Non saprei distinguere una sorta di sciroppo. È il sapore di pastiera che ti aspetti a trovare nelle case, questo. Bene, molto bene. E conto finale, i nostri pronostici erano tipo 35-40 euro. Cioè Ale diceva tipo 40 euro. E il conto finale 22 euro. Cioè... allora, non so se gli... perché secondo me sai qual è la cosa? Gli stiamo... perché è presente all'inizio del video, gli siamo stati simpatici. Il vino 2 euro. Assurdo. Cioè, ti devo offrire uno spritz a Bellini praticamente per vino. Nella pastiera comunque quel liquidino che sentivo è acqua di... acqua di mille fiori. Acqua di mille fiori. Fatto tutto in casa, Cioè anche il vino fatto allora. Il vino io temevo fosse una gag. Schiacciamo l'uva, mi sembra un po' esagerato, secondo me. Però per 2 euro. Mi è garbata questa qui. Grazie a chi ci ha consigliata. Dai. Trattoria Zia Rosi, per andare a assaggiare la famosa pasta e patate. Ci voleva. Olla! Arrivato il secondo, ovvero le tracchie. Mi sembrano delle sorte di scamerite. Poi non so se sono effettivamente queste. Penso sia una carne classica, cioè, insomma. Un sacco succose, sia all'esterno che all'interno. C'è la crosticina all'esterno. È leggermente croccante. Quella tipologia di carne da barbecue che io odio. C'è un botto a masticare. Sì, è vero, è resistente, però sì, è una carne da grigliata. Che oggi sta molto succosa, però è vero, vero, molto succosa. Bella, buono, buono dal collo. Considerando anche il fatto che costa poco. 6 euro. Sì, 6 euro al secondo. Adesso però è arrivata la roba seria. Pasta, patata e provola. E in questo caso non è la pasta mista alla quale ero abituato a vedere, ma sono orecchiette. Guarda qua, le ragnatele di Spider-Man. La provola è qualcosa di magico. E niente, è finita. Non finisce più. Ma che è? Guarda, non finisce più. Allora, vediamo quanto, vediamo. È un mulinello della canna a pesca, guarda. Ma che niente, me lo sono. Ulla. È
guarda. Io abbiamo una qualità d'oc che volevo la conferma se erano effettive, buone. Veramente stupenda, veramente gustosa. Fatta diversamente da come sono abituato, ma veramente veramente buona. Questo qui è la riprova che magari anche i ristoranti un po' meno conosciuti sono effettivamente buoni. Pasta patate provola a 6 euro questa, eh. Scucchiaiamo e dai, buon appetito. È lei, che buona. La seconda volta in questa trattoria che ritrovo un elemento comune, ovvero la pasta cotta al dente. Cioè, vi piace così a voi per Napoli o? Io sì. Io do ancora la Lazio. Se la pasta non è al dente non la mangio. Ah, la vedi. Ma è al dente tipo quasi cruda o cruda? No, quasi cruda no, questa è cruda, questa è cotta per te. No, sì, esatto. Ma no, come? Quella buona, sì. Cioè quando mi interna poi non adesso Michele, Sorbillo, Nennella, le classiche cose. Ma fermatevi nei vicoli, esatto. Esplorate, fate qualcosa di diverso. Incuneatevi. La gioia per l'avventura, dov'è? Conto finale per 3 premium, secondo coperti acqua, 33 euro, quindi anche questa molto economica. E non ci si ferma qui, manca ancora un piatto, esattamente un primo delle tratte, cioè ce ne sono molti altri, però fra quelli che volevo assaggiare. Trattoria Antica Capri, sempre qui all'interno dei quartieri spagnoli. Menù alla mano, però so già quello che voglio prendere, ovvero la famosa pasta e fagioli. Pasta e fagioli. Non so se ho detto bene. La cosa interessante qui è la trattoria Antica Capri, che puoi aggiungere il cappello di pasta di pizza ai primi solamente per 2 euro. Mi invita come cosa, sai, per scarpettare, è molto ludica, però mi sa che dopo mi faccio una pizza, quindi... Lo so che magari queste trattorie che si trovano qui in centro a Napoli sono quelle un po' più turistiche, però effettivamente secondo me non esistono le trappole per turisti qui a Napoli. Ci sono, però comunque il cibo è buono. Magari non sono quelle ricette casalinghe, proprio da nonna, però comunque sono piatti fatti bene, buoni. Non è che ti portano la pasta patate e provola con la mozzarella. Tipo la quinta volta che vengo qui a Napoli ancora non l'avevo mai mangiata. Diversi tipi di pasta dentro, super cremosa. È una bella piattata, bella abbondante. Poi mi hanno portato anche il pane, quello che piace a me, croccantissimo all'esterno e super soffice dentro. Amici miei, buon appetito a tutti. È la cosa più bollente al mondo. È super cremosa, non so come facciano il sughettino sinceramente. Non so voi, ma a me la pasta e fagioli ricorda Pedro di Per me la cipolla. Ci sarebbe anche la variante pasta e fagioli di mare, che secondo me spacca di brutto. Tanta tanta roba le trattorie a Napoli, non limitatevi alla pizza. E perciò ragazzoli, con questa quarta trattoria per me si può anche concludere qui questo primo video sulle trattorie a Napoli. In futuro sicuramente ne tornerò e ne farò altri, magari in quelle più nascoste fuori dalla città. Se conoscete quelle belle con un prezzo fisso per un menù con primi, antipasti, secondi, dolci, consigliatemi nei commenti. Vi ricordo il link in descrizione di HelloFresh. E noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.